scantata! Mi sono scantata! Me ne voglio andare a casa! In questo buco, in mezzo alla terra, c'è solo mare, piante, boschi e alberi! Tu lo sai che siamo in un bosco, ci sono i lupi e ci sono un sacco di cose? Sì, salve! Buongiorno, comando dei carabinieri! Sì, salve! Siamo... Mamma Giulia? E figlia Giamra! Mamma, orsettone! Abbiamo calciato! Ma dove siamo? Non lo so. Andiamo in un altro bosco. Io veramente non so che cosa fare. Allora, un attimo. Ci dobbiamo riprendere. Stare un attimo tranquille. Allora, è ore e ore. E tra poco diventa anche buio. E abbiamo continuiamo. Abbiamo camminato 4 ore. Camminato? Mi sembra che abbiamo corso più che camminato. E quante ore abbiamo fatto di corsa? Non ho neanche l'orologio, non ho neanche il telefono, non ho assolutamente nulla, quindi non ho la più pallida idea. Dimenticavo, per chi non l'avesse ancora visto, ieri siamo state rapite. Mamma, un segno, mamma bianco e rosso, forse c'era un'indicazione. Mamma, forse questo ci può dare un'indicazione. E ora anche laggiù l'ho visto e forse più avanti lo potremo trovare un altro. Può darsi. Questo vuol dire che sono diritto. Chiara, ma ti rendi conto che c'è un elicottero? Non è che ci stanno cercando a noi? Mamma. Ehi, siamo qua. Siamo qua. No, Chiara, io me ne voglio andare a casa. Ma c'è la polizia. Stai zitta. La polizia, allora. Zitta, camminiamo e vediamo se ci può dare una spiegazione sta strada. Quello che vuol dire avanti, che ne so. Aspetta, ti devo dire una cosa. Guarda, non c'è sia a destra sia a sinistra, c'è soltanto avanti, non indietro. Ho capito. Io le stavo dicendo ai nostri amici che ieri e l'altro ieri siamo state rapite da uno sconosciuto. Cos'ha quel quadrato rosso? Oh mamma mia, ma che ansia che mi fa venire, però non cosa si può. Significa te lo segno? Non lo so. Ma fagli una foto. Ah no, non c'è il telefono. Chi non l'avesse ancora visto e chi non sapesse dove ci stiamo trovando, non lo sappiamo neanche noi, sappiamo solo che è un bosco a nord-ovest e... Mamma, mi scappa la pipì! Ops! E gli scappa la pipì! Ecco, dato che tu non mi fai mai parlare e sei veramente una gran testona, ok? Guardate cosa è successo negli episodi precedenti. Siamo state rapite, Chiara, allora... Allora, aspetta, si sta fermando! Allora, Chiara, noi siamo bloccate! Aiuto! Questo che dovete stare zitti! Aiuto! Via, scappa! Adesso siamo nel mezzo del nulla che mamma, ci possono venire gli orsi a cercare... Mi sono infilata una spina! Come ti sei infilata una spina? No, non hai niente! Ah, mi brucia però! Hai il dito rosso, ma non è nulla! Chiara, dobbiamo cercare un posto per farti fare la pipì! C'è una pigna. Ma che se ne frega, siamo in un bosco. C'è un frutto. Allora, Chiara, tu devi capire che siamo in un bosco e dobbiamo cercare di capire prima che faccia buio, di trovare un posto per tornare a casa. Fame. No, non ti azzardare a toccare quelle cose lì. Ma metti caso che sono velenose? Cioè, tu sei così tanto ambientalista da sapere tutti i frutti immaginabili possibili cosa possono essere? Sì, quello... No! Quello è no. Velenoso. Quindi? Non si mangia, è vero, c'hai ragione. Mamma, facciamo una piccola carta mentre ci liberiamo, che non fa la pipì. Va bene, dai. Ah, Chiara, forse lì la potresti fare. Vabbè, andiamo. Mamma. Chiara, io volevo solo dirti che ogni volta... Ho visto lì, due simboli. Sì, va bene, ma basta, chi se ne frega dei simboli? Andiamo avanti perché tra poco si sta facendo notte e siamo in mezzo a un bosco, ok? E sono stanca ogni volta di ripeterti le stesse cose. Che se fosse per te a quest'ora saremmo ancora all'interno non riesco neanche a parlare, me ne vado, ciao! Dai, ma... Basta, mi sono stancata, me ne voglio andare a casa. In questo buco, in mezzo alla terra, c'è solo mare, piante, boschi e alberi. Guarda! Non mi interessa, me ne voglio andare a casa. Guarda lì! Siamo ore a camminare e io non ce la faccio più! Vuole andare da Diego! Vuole andare da Papà Antonio! Urletto! Ciao, stai lì comoda! Mamma! No, è causa tua e sono molto arrabbiata con te! Non è causa mia! Ah no? Non è causa tua? A quest'ora io ero bella, tranquilla, seduta sul furgone del personaggio misterioso! Sembra una mappa, guarda!
Magari così ci portava qualcosina da mangiare. Non camminavo per delle ore intere e invece io mi ritrovo qui in mezzo al nulla. Oh, dimmi! Unisci quei simboli con questo e nient'altro. Devi unire dei simboli. Chiara, ma tu te li ricordi questi simboli dove li avevamo già visti? Sì, me lo ricordo. Dove c'era il lupo? È vero. Quindi, Chiara... E dove abbiamo incontrato per la prima volta Macchietta? È vero. E anche Venni questo insieme con suo fratellastro. Ah, è vero, Chiara c'ha ragione. Chi non l'avesse ancora visto, guarda il video del lupo. Che lo lascio davanti a Chiara, perché Chiara è una lupetta. Mamma! Vabbè ragazzi, ridiamo per non piangere. Ecco, adesso dove ti stai andando a infilare? Chiara! Ho paura! Adesso ti arrangi! Mamma! No, non mi interessa, mamma, un corno! A few moments later. Dai! No, Chiara, io non ho voglia di giocare. Dai! Cosa c'è? Aspetta! Guarda, abbiamo un cuore, due polmoni, abbiamo due occhi, abbiamo due ciglia, abbiamo una bocca e tanti orecchi che possono parlare. Te lo dico io. Ciao, rapito uno sconosciuto, noi siamo senza casa, siamo senza mangiare da 7 ore. Cosa faremo? Dacci una mano, chiamiamo la polizia. Mi sa papà e Antonio. Io non voglio. Cosa che non vuoi? Vuoi stare qua? In mezzo a un bosco? Sì, perché a me. Tu immaginati che tra esattamente qualche ora, vedendo il sole che tra poco sta per andare qua, a nanna. Siamo qua per vedere il sole tramontare. Chiara, tu lo sai che siamo in un bosco, ci sono lupi e ci sono un sacco di cose? Vabbè, andiamo. Vabbè. Chiara, la nostra salvezza, guarda quella macchina! Chiara, dobbiamo andare la macchina, che così chiediamo di chiamare la polizia. Andiamo, Chiara, corri! Si fermi! Fermati! Chiara, sei brava che si sia fermato! Chiara, aspettami! Fermi! Allora, abbiamo bisogno del suo aiuto. Siamo state rapite e l'unica cosa che ci può salvare è se ci consegna il suo telefono. Poi la rintracceremo e glielo ridaremo. Ce lo può dare per il momento? Per favore. Sì, prego, si figuri. Ma grazie. Ciao. Se ne sta andando, signore. Grazie, la ricontatteremo. Saluti, grazie. Meno male, Chiara, meno male. Siamo... 1-1-3. Hai visto? Alla fine le persone buone esistono. Questo signore ci ha dato... Sì, salve, buongiorno, comando dei carabinieri. Sì, salve, Siamo... Mamma Giulia. E figlia Chiara, praticamente ci hanno rapite e siamo... Cioè, in un bosco, tipo... Non ho capito, come vi hanno rapito? Sì, guardi. è una... Una lunga storia, sì. E non sappiamo dove ci troviamo. Abbiamo fortunatamente trovato un signore che ci ha consegnato questo telefono. Sì. E adesso non sappiamo dove siamo, ci troviamo. A sinistra c'è il mare. Sì. E a destra ci sono tanti ulivi. E alberi. E non sappiamo minimamente dove ci troviamo. E cosa ci può dare una risposta? No, ci può venire a prendere? Certo, certamente. State molto calmi adesso in questo momento. State molto calmi e adesso rintracceremo il telefono da cui lei sta chiamando. E quindi adesso in questo momento qua noi rintracciamo il telefono e verremo a prendervi. Grazie, allora aspettiamo qua. Ciao. Saluti, grazie. Sono arrabbiata perché mi viene a dire sembra che fa il genio della situazione il carabiniere. Sì, la veniamo a prendere, aspetti lì, ok, va bene, ho capito, ma scusami, perché non hanno mandato un elicottero a prenderci? Cioè, tu vuoi dire che papà e Diego non ci hanno cercato? Non avranno anche loro chiamato la polizia? Secondo te non l'avranno chiamata loro? Sì, sicuro? Vabbè, aspettiamo qui. Chiara, non ci ho pensato? Abbiamo il telefono, possiamo chiamare papà Antonio? Ma non c'è il numero. E ce lo so a memoria? Anche io lo so a memoria. Mamma, te lo posso fare io che lo so. Va bene, dai, fallo tu. E vediamo se rispondono. Pronto? Ciao, papà! Chiara! Abbiamo... Cioè... Amore, ma dove siete? Tutto il giorno che vi cerco. E praticamente ci hanno rapito qualcuno e ora siamo in un bosco... Dove che vi venga a prendere? No, dove? Stanno arrivando i carabinieri! Stai tranquillo, passami un attimo Diego. Diego, amore!
Cosa c'è, mamma? Ciao, amore! Sei tranquillo tu, amore? Ciao, Die! Stai tranquillo, noi penso un paio d'ore e siamo a casa, ok? Ok. Ciao Diego. Dai, ciao Diego, Sara. Salutami papà. Ciao. Vi veniamo a prendere, ditemi dove siete. No, stai tranquillo, stanno arrivando i carabinieri. Abbiamo trovato fortunatamente un signore che ci ha consegnato un telefono. Ma la storia è lunghissima, appena arriviamo a casa vi raccontiamo tutto, ok? Vi aspettiamo a casa, ciao. Ciao, ciao. Chiara, ce l'abbiamo fatta, ci stanno per arrivare. Chiara, finalmente ce l'abbiamo fatta. I carabinieri. Ragazzi, finalmente sono arrivati i carabinieri. Forse questo incubo è finito. Ma vieni che presto ce ne vanno. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate un bel like. Ciao. Sì, e ci vediamo. Ah, e se non l'avessi ancora fatto, vai a vedere i nostri video, sì, del nostro rapimento. Vabbè, aia.